Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video bomba e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi andremo a fare il beef, il car to car in beef ragazzi, ma con una console. Come ben sapete di solito si fa con due, oggi lo andremo a fare con una. Come mai ragazzi? Usufruiremo del nostro cellulare. Quindi ragazzi, semplicissimo, per Xbox basta scaricare l'app Game Pass app sul nostro telefono e a quel punto loggare con l'account che usiamo sulla nostra console. Ovviamente deve avere il Game Pass Ultimate ragazzi, se no questa cosa non funzionerà. Non so se funziona anche su PS, ma mi sembra di sì, perché pure Play dovrebbe avere la funzione di giocare con i giochi che sono sulla console tramite il telefono in cloud. Detto ciò, raga, iniziamo con i glitch. I requisiti per questo glitch sono sempre gli stessi, è un car to car, quindi ci serve l'autofficina, ragazzi, con all'interno il veicolo da cui prendere le modifiche e i veicoli da sacrificare. A questo punto ci servirà il bunker, dopodiché cosa ci serve? Un amico se lo vogliamo fare veloce senza attendere il tempo di Tony, ragazzi. Detto ciò, iniziamo con il glitch. Quindi raga, come tutti i car to service dovremo passare dal bunker. Entriamo dentro il nostro bunker, dopodiché usciamo dal bunker. A questo punto, una volta fatto questo piccolo step, entra esci, dovremmo recarci alla nostra autofficina. Per andare alla nostra autofficina, raga, possiamo usare il teleport oppure possiamo prendere un qualsiasi nostro veicolo. Una volta all'interno, dovremo andare a comprare l'auto del civile, ragazzi. Praticamente è la base per moddare. Quindi, cosa facciamo? Compriamo tante auto del civile e le andiamo a mettere in un garage che sia pieno ragazzi, in modo da fare poi le sostituzioni. E raga, quanti veicoli del civile compriamo saranno i veicoli moddati. Io in questo caso comprerò 3 veicoli del civile, quindi farò 3 mezzi moddati. A questo punto, una volta comprati i 3 veicoli, andiamo a prendere la macchina da cui vogliamo recuperare le modifiche. Io ragazzi userò questa, ci salgo sopra e una volta che sono sopra schiaccio freccia destra. Una volta fatto freccia destra facciamo una qualsiasi modifica al veicolo, dopodiché dobbiamo tornare a posto raga. Una volta che siamo tornati a posto, ascoltatemi bene perché qua cambia a seconda di come volete fare il glitch. Se lo volete fare in solo, andate qua dalla radiolina, diventate membri del CEO, raga, e una volta che siete membri del CEO, poi potete richiedere l'attività di Tony. Comunque, raga, link in descrizione se non sapete il metodo in solo. Io in questo momento lo farò con un amico, così non aspetterò il tempo dell'attività di Tony e modderemo subito i veicoli. A questo punto mi metto qua raga, mi faccio invitare da un mio amico che è in lobby con me dentro il suo CEO e una volta che mi ha mandato l'invito entro all'interno. Adesso gli diciamo al nostro amico raga di aprire il telefono e di avviare un'attività o di Tony o di Dax ragazzi, è uguale, non cambia assolutamente nulla. Una volta che il nostro amico ci ha avviato l'attività, come ben state vedendo ragazzi, e siamo all'interno del suo CEO, appena ci dà la conferma che l'attività di Tony è startata, quindi arriva la notifica a schermo come state per vedere, allora potremo andare a moddare il veicolo. Quindi ci avviciniamo in questo momento ragazzi, clicchiamo una volta freccia destra e sbada bam ragazzi, avremmo moddato il veicolo del cliente. Adesso dovremo farci un cambio stile. Quindi a questo punto, una volta fatto il salvataggio in basso a destra, raga, dovremo andare a frizzare la console. Quindi a questo punto apriamo il netcat, ragazzi, e mettiamo il clock. Una volta che abbiamo frizzato la console, adesso potremmo entrare in teoria con la seconda, raga, ma noi entreremo con il telefono tramite il cloud. Quindi raga, come ben vedete, questo è il mio telefonino e vado ad avviare GTA Next Gen tramite il cloud. Ragazzi, la qualità è quella che è, laggerà un pochettino, ma per fare le cose che dobbiamo fare è veramente il top. Quindi vi velocizzo il tutto, non vi serve che vi faccio vedere i caricamenti e andiamo direttamente quando siamo già spawnati online.
E a sto punto possiamo fare sbadabam, perché raga, non abbiamo la seconda console e stiamo facendo il beef. Approfittatene finché ci sono i giochi nel Game Pass, perché raga, poi quando non ci sarà più il gioco nel Game Pass non potremo fare questa cosa. Approfittatene ora che i giochi sono nel Game Pass, sia la vecchia e sia la nuova versione. Per PS forse non funziona perché non hanno il Game Pass e non hanno la possibilità di avere il gioco gratuito. Quindi fatemi sapere nei commenti. A questo punto andiamo ragazzi, ci catapultiamo da LS Autoraduno. Perché sto venendo qua raga? Perché voglio moddare i tre veicoli del podio. Quindi a questo punto cosa facciamo raga? Andiamo a comprare i tre veicoli sopra le tre macchine del civile che abbiamo preso su C1 all'inizio del glitch. Se all'inizio del glitch avete preso solo un veicolo potrete poi comprare solo un veicolo. Io per esempio raga sto comprando i veicoli da dentro LS, ma voi potete aprire il sito e comprare qualsiasi veicolo personale. A questo punto, una volta sovrascritti i veicoli sopra quelli del civile, ragazzi, in questo caso io sto facendo questi tre, semplicemente possiamo chiudere C2, che in questo caso, raga, è il nostro telefono. E tutto ciò, raga, è come sempre. Apriamo il nostro menu Xbox e facciamo poi esci dal gioco. Accettiamo tutte le allerte che ci dà, ragazzi, esci, esci, esci. E a questo punto è come se avessimo chiuso C2. Adesso raga saremo di nuovo su C1 e cosa facciamo? Usciamo dall'organizzazione del nostro amico, a meno che non ci ha già abbandonato e ha cambiato lobby. E in questa maniera, una volta che quitteremo il CEO del nostro amico, potremmo comprare il veicolo. Quindi adesso dovremo andare a sovrascrivere questo veicolo moddato sopra le Destiny, quindi i vecchi veicoli del civile che abbiamo preso su C1, perché ciò che abbiamo comprato su C2 non ce lo farà vedere ragazzi. Quindi a questo punto, una volta ricomprate le tre macchine moddate sopra le tre macchine originali, ci facciamo un cambio stile. E una volta che abbiamo fatto il cambio stile raga, semplicemente potremo andare a sfrizzare il netcat, quindi chiudere il netcat. A questo punto attendere qualche secondo, dopodiché chiudere il gioco, chiudere C1. A questo punto raga non ci resterà altro che riavviare il gioco. A questo punto io taglierò questa parte e una volta che siamo in lobby raga, con il respawn dentro l'officina se volete, possiamo fare sbadabam. Avremmo moddato in meno di 10 minuti tre veicoli ragazzi, è veramente easy, in beef e senza due console. Infatti qua ci sono le due moto raga e qua c'è la macchina. A questo punto che dire, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi, abbonatevi, fate quello che volete, l'importante è che supportate questo canale per far sì che ogni giorno ho la voglia di portarvi, signori, contenuti sempre più belli. Io vi lascio, bella regà, alla prossima e sbadabam, tutta la vita.